Torniamo al terremoto in Turchia e Siria, si chiude via via con il passare delle ore la finestra critica per sperare di ritrovare ancora vivi, superstiti sotto le macerie, ma ci sono ancora speranze anche perché ci sono ancora persone estratte vive nelle ultime ore. Allora sentiamo il portavoce dei vigili del fuoco italiani, Luca Cari, in diretta. Buongiorno, sì, ci sono ancora speranze di trovare persone in vita, i ritrovamenti di ieri, due ragazzi che siamo riusciti a salvare ovviamente ci confermano questo, è la nostra, il nostro obiettivo, la nostra speranza, non sempre è possibile, dopo il recupero ieri, ritrovamento il recupero ieri di una bambina piccolissima deceduta, anche questa notte purtroppo nello stesso sito, che è una palazzina di 7 piani crollata, abbiamo recuperato il corpo di un'altra bambina purtroppo senza vita, quindi alterniamo momenti di grande gioia, momenti di dolore, una situazione operativa che è molto molto difficile, specie di notte si scende di molti gradi sotto lo zero e lavorare è complicato veramente anche riposarsi perché fa freddo anche nelle tende, è una situazione ovviamente abbastanza critica sotto questo profilo, il lavoro da fare immane, infinito, è una città, noi siamo, ricordo, da Pai, è una città che è stata devastata dal terremoto, dove volgiamo lo sguardo, vediamo solamente case, palazzi crollati e fortemente lesionati. Quelli che vediamo nelle immagini, ringraziamo Luca Cari, il portavoce dei Vigili del Fuoco operativi ormai da giorni nel teatro del sisma in Turchia.